serata. È il momento buono per ricordarvi che la serata è stata organizzata dall'Accademia Musicale Rossanese del maestro Agostino Brunetti in collaborazione con il maestro Peppe Braino, che dovrebbe essere la regia, e con il maestro Binavisco. Io proporrei di nuovo un applauso per rompere il ghiaccio, cercare di interagire un po' tra di noi, rompere questo muro tra il palco e la platea. Dobbiamo essere una cosa sola. Inoltre la manifestazione è stata patrocinata dalla Proloco di Rossano, la Rossano la Bizantina, presieduta da Federico Smurra, per cui propongo un altro applauso. Ed è stata inoltre patrocinata dalla provincia di Cosenza, per cui qui abbiamo il rappresentante, l'assessore al bilancio Antonello Graziano. Direi di fare anche un applauso all'assessore. Ringrazio tra l'altro Telea 57 che ci sta riprendendo e poi sarà trasmessa penso integralmente sulle loro frequenze. Allora, siamo al momento ancora del canto leggero. Si esibirà adesso un'altra allieva del maestro Binaviscovo. Abbiamo adesso Mietta Madeo. Non so, sono solo parole di Noemi. Party!
ormai perché ho sentito da dietro gli applausi del pubblico mentre cantavi. Questo è il sintomo che sei piaciuta molto. Tu, Mietta, quanti anni hai? Quasi 20. Quasi 20. Studi canto da quanto? 3 anni. 3 anni. E qual è il tuo repertorio preferito? Parlaci un po' di questa tua passione, dei tuoi cantanti preferiti. Tipo Valentina amava l'inglese. Tu l'italiano? Con l'italiano. Più romantica, infatti si vede anche dei boccoli che sei più romanticona. Ok, tu dopo? No. Ok, Mietta, grazie. Facciamo un applauso a Mietta. Adesso è il momento di un cantante, un ragazzo. È molto emozionato, infatti dietro il palco l'ho visto che era un po' tremolante, ma come un po' tutti, anche io devo ammettere che è la prima volta che vengo al Paolella e mi sento un po' in soggezione a vedervi tutti qua con gli occhi puntati addosso. Mi sento, non è la prima volta che faccio questa cosa, però il Paolella, forse perché è così bello, è così piccolino, quasi come una bomboniera, che mi sento tutti gli occhi addosso, quindi io, così come tutti i ragazzi, ci sentiamo un po' in soggezione. Ce lo fate un piccolo applauso di incoraggiamento. Scusateci se facciamo qualche piccola stecca, qualche piccolo gioco di parole, però è la prima volta, almeno per me, su questo palco, e per i ragazzi che lavorano tanto ogni giorno è sempre un'emozione farsi vedere ai parenti, agli amici, c'è sempre l'ansia da prestazione. Adesso è il momento appunto di Noè Verrina, con Diamo ancora di più di Riccardo Cocciante. Noè? Sei pronto? Allora, prego, Noè. Yeah.
Vai, Noè, grazie, bravissimo. L'emozione a volte gioca brutti scherzi, però a volte riesce a farci dare il meglio di noi quando siamo sotto pressione. E questo è stato il caso di Noè. Siamo molto felici che ci sia riuscito, ma così come tutti gli altri ragazzi, perché ogni giorno lavorano tanto nella scuola e dunque meritano di riuscire al meglio questa sera. Allora, adesso cambiamo completamente genere, passiamo dal canto leggero alle chitarre e torneranno su questo palco i ragazzi che hanno introdotto il concerto, la ballata di Carnevale. Allora, abbiamo qui gli allievi del maestro Peppe Praino, che è su in regia a coordinare tutto il funzionamento della parte tecnica. E suoneranno per noi due pezzi, allora Unica di Antonello Venditti e l'altra Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Alle chitarre sono Giuseppe Gatto, Luigi Rossano e Serafino Gagliardi. Un applauso mentre si prepara.
da quanti anni studiate chitarra? Mi metto di qua così vi vedo meglio. Allora, tu sei? Giuseppe. Gatto. Sono da un anno e mezzo. Tu sei? Sono Luigi e sono da 4 anni. Rossano. Sono Serafino Gagliardi e sono da 2 anni. No,